Buongiorno a tutti, amici di CPR TV, sono Luca Rabbia, sono l'owner di CrossFit Contamination e co-organizzatore di Unconventional WOD. Ci troviamo a Centallo. Iniziamo con il WOD del lunedì. Andremo a dividere la classe con una parte di warm-up generale. La skills del giorno riguarderà la parte di weightlifting con il power clean e poi una parte di condizionamento metabolico. Iniziamo a innalzare un po' la temperatura, quindi fluidifichiamo un po' le articolazioni. Warm up generale. 4 round, 10 air squat, 10 ring row e 10 curl row. Teniamo un pace costante senza esagerare, cerchiamo di mantenerlo costante per tutti i 4 round. Una volta terminato, iniziamo a lavorare sull'apertura e quindi PVC. Andremo a allargare il nostro dorsale e faremo una piccola progressione per scaldare il nostro power clean. Quindi PVC alla mano, 5 ripetizioni per ogni serie di movimento. Quindi andremo a fare una serie dalla high hang, un'altra serie dalla hang e un'altra serie dal floor. Quindi 5 hang pull, 5 hang power, 5 hang squat. Lo ripetiamo dalla high hang e dal floor. Andremo a prendere il bilanciere, abbiamo un pochettino più di peso rispetto al PVC, quindi solo più 3 rep, 3 high hang, 3 hang e 3 floor. In questa fase è importante ricordare che anche se abbiamo poco peso e quindi il bilanciere ce lo troveremo comunque in posizione di front, usiamo tutto il secondo pull, quindi triple estensione, anca, ginocchio e caviglia per portare il bilanciere in posizione di power. A questo punto andiamo a suddividerci in coppie possibilmente, anche qui andremo a lavorare in coppie in modo che siano omogenee, in modo da avere un po' di sana competizione anche tra di noi. E l'obiettivo del giorno sulla parte weightlifting è di arrivare a fare un power clean nelle tre posizioni, high hang, hang e floor, con il peso più alto possibile, sempre mantenendo la tecnica intatta. Quindi andremo a dividerci in coppie, bilanciere vuoto, faremo un po' di prove col bilanciere vuoto e pian pianino andremo a caricare. Finita la parte di weightlifting, passeremo al metabolico. Nel metabolico ritroviamo sempre il movimento del power clean. Lavoreremo su un 4-time che comprenderà 5 round con power clean, push up, squat e double unders. In questo caso possiamo dividere la classe per livello avanzato, intermedio e beginner. L'unica sostanziale differenza sarà il peso che andremo a utilizzare nei power clean, quindi 70-50 per gli avanzati, 60-40 per gli intermedi, 50-35 per i beginner. Per quanto riguarda push up, squat e double unders, cercheremo possibilmente di non scalarli. In alternativa, per chi ha le difficoltà sui double unders, potrà scalarli ulteriormente con i single unders andando a raddoppiare le ripetizioni. Quindi 5 round, focalizziamoci possibilmente lavorando sui power clean touch and go e quindi avendo come ultimo esercizio i double unders che utilizzano molto l'avambraccio e poi ripartendo dai power clean cerchiamo di avere dei double unders con un polso molto rilassato in modo da preservare la presa per poi riprendere in mano il bilanciere. Terminato il workout, come di consueto, come consigliamo, una piccola fase di stretching. Abbiamo usato molto i lombari, abbiamo usato molto gli avambracci, quindi sappiamo dove andare a focalizzare il nostro lavoro ed eventualmente una piccola parte di defaticamento.